Salve, qui il vostro Senten Chan. E non so se è iniziato Sanremo perché io non lo seguo. Però hanno annunciato che ci saranno degli ospiti speciali. Ma il fatto è che saranno tutti ospiti, speciali o no, perché Sanremo si organizza una volta l'anno. E in pratica non è uno spettacolo stabile. A parte i presentatori, gli annunciatori, i conduttori, sono tutti ospiti, del programma. E quindi, speciali o non speciali, sono tutti degli ospiti. Non so quindi l'importanza di un annuncio così. A che titolo sono speciali, poi non so, perché. Magari perché non hanno bisogno di andare a Sanremo per vendere, sono speciali, mentre invece gli altri che vanno a Sanremo proprio per farsi conoscere e per vendere non sono ospiti speciali, ma sono tutti ospiti, a parte i conduttori, e che magari gli ospiti non ricevono denaro, ricevono delle ricompensazioni, ma io non so ancora se Sanremo è iniziato o no. Al telegiornale non hanno fatto nessun estratto, quindi ancora non deve essere iniziato. Poi vabbè, quando ascolterò dal TG qualche brano di Sanremo vorrà dire che è iniziato. Ma già si mettono ad annunciare da giorni o settimane prima tutto quello che faranno a Sanremo per vedere se succederà o se non succederà. Che hanno bisogno di gossip per alimentare l'interesse e niente di meglio da fare che iniziare a parlare di Sanremo per. E quindi già annunciano col contagocce gli ospiti a sorpresa. Allora, che ospiti a sorpresa saranno? Poi ospiti speciali. Ci saranno anche ospiti ordinari? Questo è tutto per oggi riguardo Sanremo e la mia ultima attualizzazione. Saluti a tutti e grazie per seguirmi. Ciao. Eccoci qua, nella mia stanzetta, dove peraltro mi aspettano i miei libri, cioè miei, non perché li ho scritti io avrei voluto essere scrittore. Sono libri di altri, sono miei perché li ho comprati. Però ecco, sono i libri che leggo. Non mi sono scordato che devo fare delle letture del libro di Sani Gesualdi, di Frassica, di Nino Frassica, perché me l'hanno richiesto. Quindi tutti voi sappiate che se avete dei temi da propormi, io cercherò di soddisfarvi, di vedere quello che posso fare. Adesso sono occupato, per esempio, girando questo video e quindi non potrò fare il video sul libro. Ma ne ho fatti qualcuno, vedeteli nel mio canale di YouTube Santen Chan e ne farò degli altri. Quindi io non so, le canzonette nuove non mi interessano molto perché ci sono queste di canzonette che è molto più importante coltivarsi. Magari io non dico che le nuove canzoni siano cattive, magari qualcosa possono apportare, però ecco, abbiamo anche un patrimonio culturale in Italia che non va sottovalutato. Magari qualcosa di serio in Sanremo ci rimane, però voglio dire, per qualche cosa il nostro paese è conosciuto per la sua cultura, per esempio. E mi è spiaciuto oggi sapere dal telegiornale che un editore si è suicidato per i problemi economici che aveva. Evidentemente si comprano sempre meno libri. È un peccato che si perda la capacità di proporre cultura, di scrivere, che ha avuto il nostro paese. Beh, allora non so, di Sanremo ancora non so nulla, mi sembra che non è iniziato perché ne parlano poco o nulla nel telegiornale. Poi quando appena ripropongono tutte le cose di sempre, gli scandali, allora vorrà dire che è iniziato. Io non mi sforzerò a guardarlo come non ho mai fatto.
Anche perché, ecco, la cosa più che a volte mi annoia di più sono le canzonette della musica leggera. Magari seguirò le battute di Luciana Littizzetto, che mi piace molto. E quindi niente, ho fatto questo video perché voglio rimanere in contatto con voi. Questa settimana, questi ultimi mesi, purtroppo non ho girato nulla come nei primi tempi in YouTube, però è passato il 7 febbraio, già un anno, e io voglio riproporre cose interessanti, come tutti quei video che vi sono piaciuti perché li hanno seguito 2000 persone più o meno. E cerco di stare sempre all'avanguardia con quello che faccio, non sempre mi è possibile. Quindi grazie per seguirmi. Io adesso mi sto cervellando per vedere che video fare, non è tanto facile. Vabbè, allora un saluto a tutti voi che avete la pazienza di seguirmi e la bontà di starmi appresso. Come sempre, ta-da! Devo salutare il nostro amico che lo seguo. E non so se lui mi segue. Marco. Ciao Marco. Marco Travaglio, per chi non lo sapesse. Ecco, io sono disoccupato, te lo dico per l'ennesima volta. Ennesima. Mi è sempre piaciuto leggere, avrei voluto essere uno scrittore, avrei voluto essere un giornalista, ma tutte queste cose le sai, stanno in altri video. Se non le sai, le sai adesso. E quindi, quando è che mi chiami per collaborare col tuo Fatto Quotidiano? Io ti ho scritto anche al Fatto Quotidiano, ma forse non hai avuto tempo di rispondermi. Forse si è persa le mail, è stata male setacciata. Beh, che qualcuno gli dica di quelli che mi ascoltano a Marco Travaglio, che sono anche un ammiratore di Serafino Massone, ma hanno detto che hai pubblicato di Serafino Massone. Ecco, se ti serve un altro collaboratore, c'hai me. E io ci avrei te come editore, vabbè. Allora, mi raccomando, se mi vedi, se mi guardi, se mi ascolti, se stai lì, io sto qua. Se vuoi un buon collaboratore per il Fatto Quotidiano, magari ti mando dei video che tu metti nel tuo canale di YouTube. Fai come vuoi, fammelo sapere. Ciao. E ciao a tutti gli altri che nel mio ultimo video, il canale di Saint-Etienne compie un anno di vita, ho risposto a tutti quelli che mi hanno fatto delle domande nel mio canale di YouTube. Non mancate di vedermi anche nei link che ho messo alla descrizione del canale di YouTube, ma anche in Facebook e in Google Plus. Ciao.